Ciao ragazze, state per assistere ad un haul davvero lunghissimo. Io vi ho avvisato. Preparatevi, mettetevi belle comode e iniziamo subito. Voglio iniziare subito con una collaborazione con una persona davvero carinissima che si chiama Donatella e potete trovarla su Instagram e si chiama DN Fashion Bijou. Sotto vi metterò il link del suo profilo. Lei realizza gioielli a mano ed è davvero bravissima. Allora faremo una specie di unboxing. Io già so cosa c'è nel pacchetto, però lo scarterò insieme a voi. Allora, questo è il pacchetto e c'è anche un bigliettino. Questo è il suo bigliettino. Grazie tesoro, grazie a te. Allora, uno e due. Questo è il primo. E questo è il secondo. Un bellissimo paio di orecchini realizzato interamente a mano. Quindi guardate la bravura di Donatella. Sono luminosissimi e davvero super chic, eleganti, meravigliosi. Brava Donatella. Mi raccomando, seguitela. Vi ripeto, vi lascio il link qui sotto. Grazie ancora per questo regalo. Continuiamo con un classico ormai, ovvero H&M. Allora, la prima cosa che ho preso sono queste due t-shirt che erano vendute in coppia e costavano entrambe 3 euro. Una è grigia con delle stelline bianche e l'altra è celestina semplice. Poi, sempre a 3 euro, ho preso questa fascia per i capelli con dei fiori neri e delle piume. Questa ce l'ho anche, l'ho comprata quest'estate anche con i fiori rosso corallo, insomma, tutte le foglioline verdi. Questa versione è un po' più dark. Mi è piaciuta molto e non vedo l'ora di indossarla. Questa, appena l'ho vista, non potevo non prenderla, cioè lo capite, la vedete, insomma. E è una borraccia con la scritta Eat, Sleep, Squat, Repeat. Ovviamente non so quanto mi servirà, però è bellissima anche solo da appoggiare da qualche parte. Il pezzo forte, eccolo qui, che è un portascotch con l'unicorno e si abbina perfettamente anche alle mie unghie. Vedete? Guardate com'è carino rosa. E anche lo scotch arcobaleno. Un'altra cosa che ho comprato sono queste orecchiette da Minnie, che vabbè, mi stavano chiamando lì giù, l'avete sentito anche voi, vero? Mi chiamavano, comprami, comprami, e le ho comprate, adesso me le metto, eccomi con le mie orecchie da Minnie. Continuiamo con una cover con Superman. Mi piacciono molto le cose sopra, me, vero? Bershka. Ho preso un paio di jeans neri che cercavo da tantissimo tempo. Sono semplici, neri e sono tutti strappati. Sono meravigliosi perché proprio sono belli aderenti, formano bene, sono morbidi e molto elasticizzati. Questi li ho pagati 12,99 e venivano 35,99, quindi un ottimo affare. Due buste giganti da Akire. Allora, questa busta contiene un giubbotto, lo vedevo su Instagram da veramente tantissimo tempo e pensavo sempre lo voglio, lo voglio, lo voglio, però l'avrei voluto misurare prima di ordinarlo, poi l'ho visto in negozio, quindi proprio mio. Eccolo qui. L'avrete già visto sicuramente, con il pellicciotto fucsia, che si nota molto molto poco,
e anche l'interno è tutto fucsia. Questo ormai già l'ho indossato e praticamente non me lo toglierei mai. Nell'altra busta c'è un paio di scarpe, eccole qui, sono rosa fluo, molto Barbie, e argentate. Hanno una leggera zeppa all'interno. Da Jessica ho comprato questa tuta nera con questo bellissimo dettaglio e questa zip. Ha il cavallo un po' basso e sotto è bella stretta. E poi ho comprato questi leggings. Questo è un pacco che mi è arrivato dal negozio Boy Linea, con cui ho fatto una collaborazione, e mi hanno inviato, scelta da loro, questa felpa che già avete visto sia sul mio blog che su Instagram. Una felpa super calda con questo gufetto con la scritta Friday, con queste zip ai lati e anche il cappuccio. Dentro è davvero morbidissima, è super super calda. Da Ikea ho comprato questo set di candele bianche giganti e queste mi serviranno per un DIY che presto vedrete sul mio canale. Passiamo al beauty e al make up. Ultimamente mi sto appassionando molto di rossetti. Allora, il primo rossetto che vi faccio vedere è di Chanel, il numero 4 Passion. Già il packaging è... vabbè, parla da solo, insomma, Chanel. Si apre premendo così. Ed è questo bellissimo rosso. Da Kiko ho comprato una tinta labbra. Questa tinta labbra è la numero 114. Questo è il colore. E sono curiosa di provarla. Vediamo un po' l'applicatore. È così. E poi dall'altra parte c'è il lucido. Come potevano comprare questo rossetto? Ho preso il numero 5 Soft Marsala. Visto che il rosso già l'avevo preso, ho puntato su questo colore. Guardate com'è bella la confezione. Ed eccolo qui, il cuoricino. Quasi quasi mi dispiace metterlo perché è veramente troppo bello, vero? Infatti non so se lo userò, mi piace. Ho preso questa pochette della Maybelline e dentro c'è un mascara e una matita nera. Attualmente sto usando il mascara Manga e questo non l'ho mai provato. Speriamo che sia buono, ciglia sensazionali, effetto ventaglio, speriamo. E la matita, eccola qui. Mi piaceva più che altro questa pochette con la scritta "non so tu, ma io sono sensazionale". Ho preso queste maschere per il viso della Geomar. Visto che sono anni che non faccio una maschera per il viso, probabilmente non l'ho mai fatta. E quindi volevo provarla. ho iniziato con questa, che è esfoliante e illuminante. La proverò e vi farò sapere, magari mettendo una foto su Instagram con tutta la maschera.
Non vi spaventate quando accadrà. Per finire, vi giuro che ho finito, ho comprato questo shampoo e balsamo i provenzali al burro di karité, che sono per capelli secchi e opachi. Non so, ho preso questo al karité perché mi ispirava, anche con l'olio d'avocado mi dà idea di nutriente, insomma. È la prima volta che compro dei prodotti provenzali, però ho visto molte recensioni e ne parlano tutti bene, quindi proviamo, insomma. Il video è finito, giuro. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, pollicina all'insù e un bacio, al prossimo video. Ciao!